Dante Alighieri, Richard Wagner, Marco Polo, Casanova, Vivaldi e moltissimi altri fenomeni hanno vissuto una parte della loro vita a Venezia. Venendo qui mi sono chiesto quali sono i requisiti per entrare a far parte di questa lista di personaggi che hanno fatto la storia. E soprattutto, chi sono io per prendermi la libertà di accostare il protagonista di questo video a pilastri della nostra cultura? Ruggero Romano è un regista e produttore italiano cresciuto a Torino. Si è trasferito in Canada nel 2015 e dopo la Vancouver Film School ha prodotto il suo primo documentario, B6A. Si chiama Ruggero Romano, ha 25 anni, ha vissuto 5 anni in Canada. Alla Mostra del Cinema di Venezia ha presentato un documentario intitolato Cielo Aperto. Cielo Aperto. Sei storie di ragazzi e ragazzi che lottano per la rinascita di Venezia. Il documentario è parte dalle nuove generazioni che credono nel futuro di una città col centro storico in Italia. The message of the film is that the future is not a series of tasks, the future is a conversation. Ma partiamo dall'inizio. Ho 26 anni e non sono mai stato a Venezia, mi devo vergognare. Poi ho pagato questo volo 40 euro da Londra, quindi... Ci hai mai fatto caso che è spesso un problema di tempo e non di soldi? È veramente una figata. Ieri è arrivato un amico che ho conosciuto a Londra mentre tornavo da Glasgow in aeroporto. E questa è la seconda volta che letteralmente ci frequentiamo di persona. Ora vi chiedo di spiegarmi come sia possibile instaurare un rapporto straordinariamente profondo con alcune persone nonostante si trascorra insieme un tempo così limitato. Non senti che stare a Venezia possa in realtà privarti di opportunità che invece a Vancouver avresti? Questa è una bella domanda. Come Vancouver, come molte città anche nordamericane, sono città che hanno un impatto davvero forte sulla quotidianità delle persone. Questi valori sono strettamente legati al produrre, crescere. Quindi se in Nord America il valore centrale, la priorità è crescita, produzione, in Europa, specialmente in Italia, la priorità è la qualità della vita. Però io sento che è assolutamente vitale per una persona scegliere la sua città non solo a seconda delle sue chiamate artistiche e creative, ma soprattutto a seconda dei suoi valori. Valori che oggi mi sono molto più chiari. Il tessuto umano che ho scoperto qui a Venezia è straordinario. Ruggero mi ha fatto capire quanto sia importante circondarsi di persone che abbiano gli strumenti necessari per capire quello che vogliamo comunicare. E tra l'altro qui è conosciuto come se fosse il sindaco. No, frate, ma in questo video sono scene di gente che ti riconosce, cioè. No. In realtà è un villaggio, ci conosciamo tutti. Questo ricco di Venezia vive come un villaggio. Poi la Giudecca è un villaggio nel villaggio. Affascinante perché c'è, come hai visto tu in questi giorni, c'è un rapporto umano davvero, davvero importante, soprattutto per persone magari che come me trovano una grande forma di gioia e di serenità in questo rapporto umano. Cosa che invece magari della quale ho sofferto a Vancouver per tanti anni, sì. Mi ha fatto poi conoscere diversi filmmaker, produttori musicali e mi sono chiesto come fosse possibile che fossero tutti qui a Venezia con lui. E poi ho capito, ha trovato una comunità, le sue persone, la sua squadra. È proprio qui dove io ho trovato e ho voluto anche portare a galla quella che è la prospettiva di una comunità che non si arrende alla mercificazione della propria città. E Venezia è il centro storico per eccellenza. Vorrei che tu mi descrivessi Venezia in tre parole. Ti spiego perché questo gioco è un gioco non solo pericoloso, ma proprio non corretto. Perché città fragili e complesse come Venezia sono state descritte in tre parole per tutta la loro storia, quando invece si meritano molto di più. Forse il punto di queste giornate insieme è quello di andare a sfatare il mito della città decadente di Venezia, che nonostante tutte le complessità, i problemi, le dinamiche che sfavoreggiano quello che è l'abitare una città e un centro storico come questo, in realtà andare a vedere oltre e anche andare a vedere negli occhi le persone che non si arrendono a quello che è il conflitto che esiste in questa città.
perché forse nel scegliere di vivere in una città come questa c'è anche un atto di protesta invisibile, nascosto, ma vero, legato a quello che è la rivalutazione del patrimonio culturale di un centro storico. Quindi Cielo Aperto è la mia lettera d'amore alle persone che non si arrendono davanti alla mercificazione del proprio centro storico. E l'ho girato qua a Venezia perché Venezia è il centro storico per eccellenza con il quale tutto il mondo ha una sua familiarità, magari superficiale, però c'è. E intreccia queste sei storie di tutti i ragazzi e ragazze, bambini, bambine, tutti under 30, nella loro ricerca di scopo, nella loro riappropriazione degli spazi. Proprio una città dove gli spazi mancano e si inizia a chiedersi che cos'è veramente uno scopo. Ruggero mi ha fatto un grande regalo. Mi ha dato la possibilità di raccontare la sua storia e di condividere il suo messaggio al mondo con voi. Siate costruttori e non distruttori. Scegliete la narrativa giusta. Venezia vive, Venezia risorge. Una città può passare attraverso catastrofi e medioevi, ma deve al momento giusto ritrovare i suoi dei. Ora Ruggero, parlo direttamente a te. Sei un grande artista e non vedo l'ora di assistere al tuo prossimo film. Dante Alighieri, Richard Wagner, Marco Polo, Casanova, Vivaldi, Ruggero Romano.